Carpe tres punctos, qua minimum credulo a postero. La banda di leoncelli nostri, tornati finalmente terribili, aggiorna calcisticamente il precetto razziano e sbanca con straripante merito proprio la culla del poeta latino. A Venosa infatti con un tonante 0-3 il Bitonto ha schienato il pur temibile Lavello. Mister Valeriano Loseto cambia modulo e vara un solido 3-5-2 con Petrarca fra i pali, Silletti palladio centrale, braccetti laterali Gomes e Tangorre, centrocampo presidiato dal lungiveggente Spinelli assistito dal sopraffino Chiaradia e Clemente, Carullo e Riefolo a proporsi sulle fasce, Figlioli e Maffei le punte. Solito spericolato 4-3-3 del figlio d'arte Karel Zeman, con Trapani fra i pali, centrali difensivi D'Angelo e Monaco, esterni Romano e Quarta, in mezzo il trio grande Acampore e Guaita, il cui nonno vinse un mondiale con l'Italia nel 34, CT Vittorio Pozzo, Oliveira e puntoriere di supporto ad Emsis. 6 minuti ed ecco il primo lampo bitontino, tocco versuto di Chiaradia per Maffei, invito per Gomes, che si divincola pugnace tra i mastini avversi. Maffei contratto da Monaco, Figliolia si avventa rapace sul cuoio e stocca imparabile, 0-1. Tre primi e botta sbirola di puntoriere, l'estremo nero-verde doma puerilmente. A cavallo del quarto d'ora due occasioni per gli ospiti. Celere ripartenza, Riefolo in becca Maffei che si invola verso la porta altrui e calcia, sfera sopra la traversa. Poi corner dell'ex gravinese, cross di Maffei da sinistra, D'Angelo fuffa miracoloso la sfera dalla testa di Gomes. 120 secondi e raddoppio meritato. Il sagace Clemente illumina per Maffei, Monaco s'appisola, l'attaccante leonino scarta Trapani e deposita nel sacco. Fendente mancino di Chiaradia dai 20 metri, il goalkeeper lucano ribatte plastico. Poco dopo la mezza Maffei danza fra casacche scure e disegna un corridoio prezioso per Chiaradia. I guantoni di Trapani disinnescano il tiro cross. Minuto 38, traversone di Guaita, puntoriere stoppa e stecca debolmente. Ultima emozione prima dell'intervallo, Maffei ancora per il numero 7, mancino alto. Sedicesimo della ripresa, conclusione velleitaria di Romano. Lob chilometrico del rabbioso Gomes al 23esimo che titilla appena l'incrocio. È il 27esimo quando Golia si libera bene al limite e invia una cortese mail a Petrarca. Alla mezza è Tris, Silletti lungo per Palazzo il cui collo al volo trova la deviazione mortifera di D'Angelo. 37esimo, inzuccata di Oliveira e palla che sdrucciola sul fondo. A 6 dal triplice zirlo del nocerino signor di Nosse, Spinelli allarga per Loris, che zompa un uomo e cerca l'angolino, fuori d'un'inezia. Commuove l'abbraccio finale con gli eroici tifosi inneggianti sugli spalti dello russo, ma non c'è tempo di festeggiare. C'è da pensare già al recupero di mercoledì col Francavilla in Sinni, per continuare a sperare in un futuro più roseo, cioè per schiodarci finalmente dai bassi fondi della classifica.